Senatrice Pezzopane, perché questa manifestazione? Perché vogliamo dire a tutti, Italia e Aquila, che l'Aquila c'è, che l'Aquila non è una città di ladri, come qualcuno va dicendo in questi giorni, e che è in gioco l'onorabilità di questa città, l'onorabilità del centrosinistra, l'onorabilità di Massimo Cialente. Noi la difendiamo con orgoglio, a testa alta, perché Massimo Cialente non ha nemmeno un avviso di garanzia ed è stato oggetto di un tiro al bersaglio vergognoso. Ma la presenza questa sera è la miglior risposta a chi chiedeva le sue dimissioni. I contrasti con il ministro Trigilia continuano, è anche un problema politico interno al suo partito? No, non è un problema politico interno al mio partito, il problema politico è della città con questo ministro, che smentisce altri ministri. Gli altri ministri e il governo dicono che ci daranno 1 miliardo e lui continua a dire che ce ne vuole di meno, anche se nella relazione che ha mandato al Parlamento finalmente ammette che di miliardi ce ne vogliono 1,6 aggiuntivi all'1,8 che abbiamo già trovato, quindi alla fine ci dà ragione, ha fatto una bruttissima figura. È un ministro che può, se vuole eletta, continuare a fare il ministro, ma francamente non credo che con queste brutte figure che ha confezionato possa continuare a fare il ministro per la ricostruzione. È già passata una settimana da quando Massimo Cialente ha dato le dimissioni, secondo lei ci ripenserà anche a fronte della partecipazione dei cittadini a questa manifestazione? Io me lo auguro e credo che se lo debbano augurare tutti gli aquilani, perché una città senza sindaco in questo momento è una città a rischio e gli sciacalletti che già pensano a nuovi scenari elettorali non hanno capito il grande pericolo che stiamo correndo. Io voglio ancora una volta dire che questo non è né il Cialente Prai né il centrosinistra Prai, questo è l'Aquila Prai, cioè noi stiamo qui e insomma mi sento, lo posso dire, va, mi sento veramente entusiasta e confortato da una presenza di queste dimensioni, perché arrivi la voce allo Stato italiano, all'opinione pubblica nazionale, al governo, che questa città, certamente colpita da una vicenda bruttissima che noi non sottovalutiamo e sulla quale ci dobbiamo interrogare e rispetto alla quale, d'altra parte rispetto alla quale tanto ci siamo interrogati che addirittura il sindaco, sia pure non toccato, si è dimesso, ma non permetteremo a nessuno di dipingere la nostra città come un covo di ladri e di malaffare, perché così sta uscendo. Io anzi ringrazio voi, la stampa locale, che invece per fortuna sta facendo un lavoro diverso, e soprattutto non permetteremo al governo di approfittarsi di questa nostra debolezza per negarci i nostri diritti. Noi chiediamo tutti a Cialente un altro grande atto di generosità nei confronti della politica e di amore nei confronti della città, di ritornare alla guida della città. Che idea si è fatto delle vicende giudiziarie esplose in questi ultimi 10 giorni? Che riguarda dei singoli e non c'è un sistema, tuttavia ad affermarlo non è che lo posso affermare io. Certo, non coinvolge il sindaco della città, il vertice della città, quello è ciò che conta. Se avesse in qualche maniera sfiorato, anche solo sfiorato, il sindaco della città, non è che non sarei io qui, non ci sarebbero gli aquilani. Il fatto che ci sono tanti aquilani, non credo che ne abbiano previsto così tanti, beh, vuol dire che probabilmente qui alla città hanno esattamente la capacità di distinguere. In questa giornata il Partito Democratico tutto, siamo felicissimi, siamo a pochi minuti dall'inizio e c'è già tantissima gente, ecco, ci fa ben sperare, ma non ci fa sperare tanto per il centrosinistra quanto per la città. Noi lo vogliamo ribadire, l'iniziativa di oggi non serve soltanto a chiedere a Massimo Cialente di ritirare le dimissioni o a difendere l'onorabilità del centrosinistra, che naturalmente noi rivendichiamo con orgoglio. Questa manifestazione di oggi serve a difendere la città. Ciao D'Alfonso, perché ha deciso di essere qui questa sera? Per testimoniare la vicinanza anche di chi conduce battaglia politica e amministrativa fuori della sagoma della città dell'Aquila, perché quello che si realizza all'Aquila è importante per tutto l'Abruzzo, la ricostruzione, gli sforzi, i progetti e anche le fatiche della classe dirigente aquilana. Non è giusto che si interrompa un cammino impegnativo quale quello della classe dirigente aquilana. Noi dobbiamo aggiungere a quello che ci mette la classe dirigente aquilana quello che ci deve mettere il livello regionale e di più il livello nazionale, governativo centrale.
Senta, secondo lei Cialente dovrebbe ritirare le dimissioni oppure dovrebbe continuare con la decisione che ha preso? Deve continuare il cammino portato avanti in questi anni, come ha detto con cuore e cervello questa bellissima assemblea di popolo. Noi siamo in una stagione di difficoltà di rapporto tra società e istituzioni, comunità e politica. Qui oggi si è determinata una formidabile prova di affetto. La popolazione ha preso in braccio la classe dirigente aquilana. Iniziative di questo tipo non si trovano facilmente in giro per l'Italia, ma non per il numero, per il livello del coinvolgimento affettivo. Ecco perché Massimo ci deve ripensare. Senta, secondo lei l'Aquila è stata lasciata sola dal resto della regione, dal resto dell'Abruzzo? Ma c'è stato un oggettivo misurabile disinteresse della regione Abruzzo e deve aumentare il coinvolgimento produttivo del governo nazionale. Perché ha deciso di partecipare a questa manifestazione? Perché mi sento con una persona pulita e niente a che spartire con quello che sta succedendo in sede giudiziaria e quindi vorrei che anche a livello nazionale uscisse fuori una città di lavoratori, di onesti, di persone oneste. Perché avete scelto di essere qui stasera? Guardi, io ritengo che l'impegno a ricostruire l'Aquila sia un impegno gravoso, impegnativo e duro. E quindi vengo a portare la solidarietà a tutti coloro che si stanno impegnando in questo senso, a partire da Massimo Cialente e tutta la sua squadra di persone che stanno qui stasera a testimoniargli solidarietà. Quindi chiedi a Cialente di ripensarci, di tornare indietro, di non dimettersi. Certo, non ha fatto nulla di cui vergognarsi e c'è bisogno di persone come lui che ci credono davvero nella possibilità di ricostruire l'Aquila. Chiedete a Cialente di non dimettersi. E le proposte, vediamo e la concretezza delle proposte al governo di prendere una posizione chiara e definitiva. Cioè, soprattutto bisogna ricostruire o non bisogna tutti quei ragazzi che adesso se ne vogliono andare. Tutto questo personalmente. E delle vicende giudiziarie di questi giorni cosa pensa? Le vicende giudiziarie non sono di questi giorni, perché non è una loro scelta, sono riferite a un periodo quantomeno oscuro. Far sì che questo non cioè quando effettivamente non c'era la legge, c'erano le ordinanze, c'era un po' l'arte di arrangiarsi. Secondo lei Cialente dovrebbe dimettersi oppure ritirare le dimissioni? Ma tanto per non portare l'Aquila a disastro è meglio che non si dimetta. Ma per quello che hanno fatto per me non è molto, insomma. Se senti questo applauso, non ci deludere. Grazie a tutti. Grazie.